E sono stati quasi 250 i partecipanti ad Allier al convegno scientifico dedicato alle distrofie retiniche ereditarie. Buongiorno, benvenuti in Canavese, benvenuti ad Allier. È per me un piacere, un onore portare a voi il saluto dell'amministrazione comunale alladiese che qui ho l'onore di rappresentare. La retinopatia è una patologia molto importante, è una patologia che purtroppo vede un aumento continuo di nuovi malati, in modo particolare per quanto riguarda la ovvia maculopatia senile, naturalmente per l'aumento della vita media della popolazione. E se da una parte ci sono dei ricercatori, dei medici oculisti, delle istituzioni, e qui ho la presenza del direttore sanitario, dottor Lavalle, dell'ASL, veramente un plauso grande all'ASL per aver creato quel percorso riabilitativo che non è così comune, e una sensibilità importante della nostra direzione dell'ASL nei confronti di chi ha dei problemi di disabilità. Quindi grazie veramente all'ASL per questa sensibilità. Dovrebbero essere, purtroppo ancora non lo sono, eliminate quelle barriere, ma non solo barriere architettoniche, barriere anche culturali, barriere di pensiero, barriere ideologiche che ci sono nei confronti di persone che hanno disabilità, non solo disabilità visive naturalmente, di tutte le disabilità. E concludo ricordando che proprio la nostra Carta Costituzionale all'articolo 3 del comma 1 dice che ogni cittadino non devono esserci diseguaglianze sociali tra vari cittadini. Il comma successivo dice che è compito della Repubblica rimuovere questi ostacoli. Quindi io penso veramente che se tutti noi, cittadini e istituzioni, applicassimo la lettera alla nostra Carta Costituzionale, le diseguaglianze veramente sarebbero minime. Grazie a tutti, buon lavoro, benvenuti ancora ad Allier, grazie. Do la parola adesso al direttore sanitario dell'ASL 4, dottor Lavalle, al quale vorrei semplicemente dargli il benvenuto e dire soltanto che noi in questo ultimo anno in cui abbiamo potuto operare nel centro di riabilitazione visiva abbiamo cercato veramente di dare moltissimo al territorio e alle iniziative. Penso che più che io, perché io chiaramente non sono come l'asino che si loda da solo, diciamo, ma penso che anche solo le persone qui presenti e comunque gli operatori del mondo dell'informazione, sul quale in un anno c'è una valanga di articoli, di servizi televisivi, di iniziative che sono state pubblicizzate dagli organi di informazione, penso che testimonino questo cambiamento di passo che è stato portato avanti nell'ambito del centro di riabilitazione visiva. L'APRI è una realtà profondamente radicata sul territorio canavesano, ha una sua storia, ha una sua operatività in varie sedi sul territorio, e quindi auspica veramente che l'ASL ci possa consentire di continuare questo lavoro che ha, secondo molti, dato un grande impulso alla riabilitazione visiva. Stiamo vivendo un momento particolarmente difficile. L'ASL 4, un'azienda grande, complessa, all'esito dell'accorpamento di tre precedenti ASL, già comunque di loro abbastanza corpose e numerose, l'ex ASL 9, 6 e 7, un territorio decisamente vasto e un impegno sul territorio in termini sanitari notevole. Stiamo vivendo un momento difficile, un momento economico difficile a livello mondiale, nazionale e regionale. Leggete sui giornali, non sto ad aggiungere altro di quello che è la grossa difficoltà economica che la Regione in questo momento sta affrontando. E l'impegno grosso che ha chiesto a ciascuno di noi, a tutte le direzioni generali, di individuare tutte le azioni che possano permettere di rendere più efficiente il sistema. Ci stiamo lavorando, noi siamo arrivati qui da poco, da maggio-giugno siamo qui, e in questi mesi abbiamo già portato avanti una serie di azioni in termini di razionalizzazione, ma senza intaccare in nessun modo alcuna attività sanitaria. Cioè, stiamo garantendo tutto come prima, stiamo cercando di puntare all'efficienza di sistema senza ridurre i servizi.